aziende e società di poter organizzare serate di pugilato. Francesco De Rosa. Contro di lui, all'arco rosso, da Pontinia Latina, Antonio Conforto. Eccolo qua, sale sul ring Antonio Conforto. E questo, Alberto, deve essere un bel match, quello tra Francesco De Rosa e Antonio Conforto. Due match per De Rosa e due vittorie, una della quale per KO prima del limite. E Antonio Conforto invece, il suo avversario, 4 sono le vittorie, 2 sono le sconfitte su 6 match. Il suo ultimo incontro contro Antonio Mennillo e lo ha visto uscire dal ring sconfitto. Questa sera cercherà di rifarsi dopo il suo ultimo match, il 6 marzo, quindi poco tempo fa, il 6 marzo del 2022. Vedremo che match sarà questo, caro Massimiliano. Ad arbitrare questo match sul ring, Silvia Corradi. Inizia il primo round. Pantaloncino nero e argento per Antonio Conforto, pantaloncino bianco per Francesco De Rosa. Prova il diretto destro Conforto, non trova però De Rosa. Il gancio destro di De Rosa, bravo Conforto ad abbassarsi. Bel gancio sinistro qui subito per De Rosa. Bel gancio sinistro ancora per il pugile campano all'angolo blu De Rosa. Ancora un buon gancio destro per lui. A vuoto il gancio destro di De Rosa. Entrambi provano con il braccio avanti, ancora ad incrociare con il gancio destro De Rosa. Lavora con il jab Conforto.
Bene con il braccio avanti ancora De Rosa ad interrompere l'azione del suo avversario. Trova bene il lancio sinistro prima di Conforto, poi di De Rosa. Corre in attacco il pugile campano. Vuole il suo gancio sinistro. Ancora con il gancio sinistro De Rosa, poi le prova ancora con il diretto destro. Sicuramente un match combattuto sul centro ring, quello tra Conforto e De Rosa. Prova diretto destro ancora De Rosa, arriva il gancio sinistro di Conforto, poi il gancio sinistro di De Rosa. E finisce il primo round. Inizia il secondo round, ricordiamo angolo rosso Antonio Conforto DBT, all'angolo blu De Rosa Francesco, pugilistica salernitana. Lavoro con il jab di De Rosa. Vuoto il gancio sinistro di De Rosa, poi lavoro con i montanti, tocca con il gancio sinistro Conforto. Bel gancio sinistro qui di De Rosa. Bene in attacco Conforto e De Rosa. Parte subito all'attacco De Rosa. Con il diretto destro, poi vuoto con il gancio, ancora De Rosa in attacco però. Lavoro con il montante sinistro, prova il gancio sinistro ancora De Rosa. Ancora un buon gancio sinistro di De Rosa, colpi molto potenti, quelli portati dal pugile campano. Qui Conforto cerca di legare in clinch. Ancora un buon gancio sinistro di De Rosa, lavora molto con i ganci. Prova il diretto destro Conforto, ancora con il montante sinistro De Rosa. Bene il lavoro a due mani di De Rosa, in difficoltà Conforto, ancora il gancio sinistro di De Rosa. Deve fare un passo indietro e lavorare De Rosa, il bravo Conforto qui a legare in clinch ad interrompere l'azione offensiva del suo avversario, di De Rosa. Bravo a muoversi sul jab di Conforto, di De Rosa Conforto. Prova il montante destro al mento De Rosa. Ancora il lavoro con i montanti, ancora poi con il gancio sinistro, si chiude bene in guardia Conforto. Il gancio sinistro ancora di De Rosa, ma sui guantoni di Conforto. Molto potente Massimiliano De Rosa. Sì, De Rosa ha una discreta potenza, soprattutto sulla media corta distanza. L'abbiamo visto con il gancio sinistro di prima, qui intanto continua a lavorare bene De Rosa con i ganci.
10 secondi alla fine del round. E finisce il secondo round tra Antonio Conforto e Francesco De Rosa. Sta per iniziare il terzo round, ricordiamo pantaloncino nero e argento per Antonio Conforto, pantaloncino bianco per Francesco De Rosa. E finisce qui il match tra Antonio Conforto e De Rosa Francesco. Complimenti anche a De Rosa, anche lui questa sera terza vittoria su altrettanti match, due arrivati prima del limite. Complimenti anche ad Antonio Conforto, gran bel match fino a questo momento. E si attende solo l'ufficialità di questo match. Purtroppo un colpo all'orecchio non permette a Conforto, ad Antonio Conforto, di proseguire nel suo incontro. Quindi vince per KO tecnico ad un secondo della terza ripresa Francesco De Rosa. E complimenti a Francesco De Rosa, il pugile campano, che con un ottimo gancio sinistro nella ripresa precedente ha creato un danno all'orecchio di Conforto, che non ha potuto poi proseguire così con il match, portandolo alla vittoria del suo terzo incontro su altrettanti